Ciao amici, siete stufi di quella pancia e grasso addominale che proprio non ne vogliono sapere di andarsene? A volte mi dico, forse va bene così, troppa fatica. Fareste bene a volervene liberare, perché il grasso localizzato sulla pancia è dannoso per la salute e rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per malattie anche gravi come ictus, diabete e infarto. Come dico in tutti i miei video e libri, per dire addio alla massa grassa bisogna affidarsi alla sinergia. Combinare alimentazione sana e esercizio fisico, da sempre pilastri del mio progetto divulgativo. I carboidrati sono un componente necessario della dieta perché danno energia al nostro corpo. Ma i carboidrati fanno ingrassare. Fanno ingrassare solo se mal bilanciati e a questo proposito meglio scegliere quelli giusti. Possono aiutarci ad esempio le farine low carb, cioè a basso contenuto di carboidrati. Sostituire le farine normali con le farine low carb può essere d'aiuto per liberarsi del grasso in eccesso. Vediamo allora insieme le 6 migliori farine low carb che ci aiutano a perdere il grasso sulla pancia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Farina di sesamo. La farina di sesamo assicura un ottimo apporto di proteine e vitamina E. Inoltre contiene numerosi antiossidanti e minerali preziosi come fosforo e magnesio. 2. Farina di mandorle. La farina di mandorle è l'ideale per preparare dolci, può sostituire interamente la farina bianca. Dà un buon apporto di proteine, 21 grammi in 100 grammi di farina, il doppio rispetto alla farina di frumento. Rispetto ad altre farine low carb è più calorica, ma contiene grassi sani. 3. Farina di noci. La farina di noci presenta una proporzione davvero sorprendente tra proteine e carboidrati. 100 g di farina di noci contengono infatti 15 g di proteine e 7 g di carboidrati. Come anche la farina di mandorle è più grassa, anche se contiene grassi sani. Infine, ha un sapore molto deciso, perciò non è adatta a tutte le preparazioni. 4. Farina di soia. La farina di soia è particolarmente adatta per celiaci e diabetici. È infatti priva di glutine, molto proteica e presenta un basso indice glicemico. 5. Farina di cocco. La farina di cocco ha un basso indice glicemico ed ha un buon apporto di fibre e proteine. Rispetto ad altre farine è più secca e tende ad assorbire molti liquidi, perciò va usata in piccole dosi. 6. Farina di semi di lino. La farina di semi di lino è ricchissima di proteine, ben 18 grammi in 100 grammi di farina. Ha inoltre un buon contenuto di fibre e i grassi buoni. Se volete preparare deliziosi menù brucia grassi, potete affidarvi alle ricette di questo mio ebook. Link in descrizione e nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto. Avete visto amici come liberarsi del grasso in eccesso con le farine low carb? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su abbonati al canale. L'alimentazione è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.